Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati, ben ritrovati qui in diretta con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 5 ottobre, finisce una settimana, settimana in vostra compagnia tutti i giorni. Lo chiudiamo uscendo leggermente dal confine del comune di Milano, ma come sapete per noi Milano è la grande Milano, la grande città metropolitana di Milano, forse fin troppo a volte dimenticata che esiste una città metropolitana, non lo sono neanche quelli che sono in città metropolitana a volte, poveri cristi, mi verrebbe da dire, perché insomma spesso e volentieri hanno grosse e tante difficoltà, lo sappiamo, un ente che insomma è nato con un po' di problemi e forse andava un attimino rivista la cosa, ma proprio perché Milano per noi è la grande Milano, lo sapete, sono aperte le votazioni per i Milano Storytelling Awards. Cosa sono? Sono quei premi dove potete proporre delle realtà, che siano queste un blog, una pagina Facebook, un profilo Instagram, ma anche associazioni di volontariato oppure associazioni sportive, che secondo voi hanno raccontato, ovviamente anche coi fatti, spesso e volentieri, la storia di Milano negli ultimi 12 mesi. Per capire meglio e per sapere come fare a votare, vediamo subito il nostro contributo filmato. E 33 minuti in questo istante, bentornati con noi in studio. Allora entriamo nel vivo della nostra puntata. Usciamo, come dicevo, leggermente dai confini di Milano. Arriviamo in un comune davvero alle porte della nostra città, verso nord. Poi chiederemo meglio al sindaco se nord-ovest, nord-ovest. Anzi, abbiamo qui il sindaco, chiediamolo. Parliamo di Arese e abbiamo come ospite, buongiorno, Michela Palestra, sindaco appunto di Arese. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Verso nord, giusto? Nord-ovest. Nord-ovest, Nord-ovest di ecco. Milano. Nord-ovest, prendete la Laghi per intenderci, e la prima Esatto. uscita è quella di Arese. Un comune, beh, famoso in tutta Italia, insomma, è stato per anni la patria dell'Alfa Romeo, le grandi auto, insomma, se Torino è quello che è per la Fiat, Arese è quello che è appunto per l'Alfa. Un po', io quest'anno sono stato in Germania, a Ingolstadt, dove fanno l'Audi, e mi hanno detto, ah, vieni a Milano, uno mi ha detto, Milano, ah, famoso, c'è vicino lì, c'è Arese dove facevano l'Alfa, quindi insomma, Esatto. un mondo che è rimasto sicuramente legato all'Alfa Romeo, che però insomma è un po' di anni in realtà che non esce un Alfa Romeo dagli stabilimenti di Arese, no? Decisamente. No, è un binomio indissolubile, però appartiene a una realtà che purtroppo, ahinoi, ha avuto un esito diverso, quindi siamo un po' orfani della fabbrica. E quindi insomma, anzi, quella fabbrica ha lasciato un vuoto anche proprio fisico, Fisico. che insomma riempire non è facile. Lo avete in parte si è riempito con uno dei più grandi centri commerciali d'Europa, quindi insomma sempre i primati dalle parti di Arese, eh? La prima autostrada del mondo, quella della Laghi che passava di lì, il primo, uno dei più grandi centri commerciali d'Europa, insomma, solo che sono primati poi da dover gestire, Da immagino, per dover un gestire, sindaco. certamente. Beh, per dare due numeri, perché servono, quell'area, l'area occupata dall'Alfa Romeo, è di circa 1 milione di metri quadri. E oggi ha avuto una parziale trasformazione perché c'è il centro commerciale, uno fra i più grandi, e a fianco, ci tengo sempre a sottolinearlo, anche se su Lainate, una pista prove che ricalca il tracciato della vecchia pista collaudo dell'Alfa Romeo, che ha una vocazione importante, che è quella di scuola guida, quindi sulla sicurezza e sulla prevenzione, anche sulla sicurezza stradale. Una trasformazione che sicuramente però non è compiuta, e questa è una delle sfide di questi anni con cui ci si sta misurando. Perché appunto magari ci siete dalla parte opposta e quindi magari appunto di Arese conosce solo il centro, ormai il centro,
che è il centro commerciale, insomma, invece a Resa anche un centro che è il centro cittadino, certo, come che insomma lotta per rimanere il centro vero della sì. città. Appunto, prima di tutto questo, una città o un paese a Resa? Arese è città, ha proprio le cinque torri sullo stemma che rappresentano la denominazione di città ed è una realtà che vede 19.300 abitanti. Devo dire che è una realtà privilegiata perché lo sviluppo urbanistico e la storia di Arese l'ha portata a svilupparsi principalmente in maniera orizzontale, conservando parecchio verde pubblico e privato. Ci sono tante zone di villette, di residence, e questa la rende una realtà particolarmente piacevole per le persone. Quindi, da un punto di vista residenziale, sicuramente rappresenta un buon esempio, non un esempio di sfruttamento urbanistico, di eccessiva urbanizzazione, e noi ci teniamo molto a mantenere questa realtà Ecco, come dicevo, così. appunto, una realtà privilegiata, ma a volte è quasi più difficile governare le realtà privilegiate che quelle svantaggiate in certe situazioni, perché poi, insomma, giustamente i cittadini pretendono, chiedono e vogliono che, Certo, insomma, se siamo sì. privilegiati, di rimanere tali, perché Esatto. abbiamo avuto la fortuna di vivere in un paese come Arese. Ma questa è una delle sfide con cui ci stiamo misurando, nel senso che il cambio da una vocazione di fabbrica, che in realtà non ha toccato tanto i residenti, sì, certamente c'erano lavoratori anche dell'Alfa, ma era più una distribuite molto di più Garbagnate, Bollate, Rho, quindi quei paesi limitrofi. Oggi noi ci troviamo a essere caratterizzati e vedere cambiato anche il nostro confine con questa grande realtà commerciale. E da qua la riflessione e la sfida per mantenere un'identità, cioè un'identità persa, che era quella con la vocazione Arese Alfa Romeo. È un'identità da trovare che non si fondi solo sulla memoria, quindi il fatto di essere stata sede di una fabbrica che è un marchio, un lustro per tutta l'Italia, ma diventare un luogo e rimanere un luogo in cui è piacevole vivere perché ci sono delle cose, non il classico rischio delle realtà come la nostra, attaccate a Milano e di essere le città dormitorio. E quindi Devo grandi dire che in questi riflessioni. anni, insomma, la sua giunta non si è messa lì appunto a dire, non cioè, ha trovato il modo di riempirle, diciamo, questo paese, queste giornate da passare ad Arese. Perché so che, insomma, tante iniziative, e soprattutto questo è il suo secondo mandato sindaco, quindi da pochissimo eletta, tra parentesi, pochi mesi fa è stata rieletta. So che, insomma, nel primo mandato avete fatto qualcosa che, beh, sembra quasi strano farlo nel 2018, sembra quasi anacronistico, invece aveva un bisogno forte a Arese di una nuova biblioteca. Sì, perché quando si lavora sull'identità, quando si lavora sulla voglia delle persone di appartenere a un luogo, che è il segreto, non è che uno può pensare solo di stare in un posto per dormire, ma per viverci, poi di mezzo a una crisi che porta sempre di più la città abitata e vissuta anche di giorno. La sfida che abbiamo voluto fortemente è realizzare una biblioteca di cui da lungo tempo Arese aveva bisogno, c'era una realtà ma assolutamente inadeguata da un punto di vista strutturale, e di cogliere l'occasione per realizzare una nuova biblioteca, ma non immaginarla solo come una biblioteca, quindi con un senso più tradizionale, ma fare un vero e proprio centro civico, immaginandolo come un cuore pulsante, un punto di riferimento culturale, è inserito all'interno di una realtà sportiva e quindi veramente un tema sfidante. E devo dire che la sfida è stata vinta, è un grande risultato e noi abbiamo un'offerta continua in questo luogo Ecco, che è di grande quando ha richiamo. aperto la biblioteca, anzi l'Agorà Arese, perché so che poi Sì. avete fatto anche un concorso per dare il nome, giusto? Esatto, abbiamo voluto cercare di coinvolgere più persone possibile, quindi la cittadinanza ha proprio anche dal nome, che è simbolico, ma determina comunque la possibilità di essere parte di un progetto. Ecco, da quant'è che diciamo è aperta ormai? Noi abbiamo aperto ormai da più di 2 anni ed è un
veramente una fucina di incontri, realtà e vive, ha preso forma ben oltre le nostre aspettative. Ecco, stiamo vedendo in questo istante una delle iniziative che vengono fatte all'interno appunto di Agora Arese, molte altre, lo so, avete visto dall'inquadratura totale della nostra trasmissione, si vedono perché la portate qua sul tavolo, ha riempito il tavolo di locandine e quasi tutte con questo bellissimo logo appunto Agora Arese, che fa capire quanto questo luogo è diventato proprio il centro della città. Esatto. Allora, da una parte ci inseriamo con delle iniziative più nel solco di quello che è un lavoro culturale sulla lettura, quindi quello che può essere nell'immediato riconducibile a un lavoro sui libri, quindi la lettura, coinvolgendo e facendo degli incontri, dei gruppi di lettura che oggi vedono una fitta programmazione che prima avete visto e che nel nostro obiettivo devono coinvolgere anche i ragazzi, quindi partiremo a breve anche con gruppi di lettura sulle medie, quindi riscoprire la passione del libro. Dall'altro, proprio perché immaginiamo questo luogo non solo una biblioteca, il 12 ottobre, venerdì, abbiamo lanciato la notte in biblioteca aperta ai bambini, cercando proprio di avvicinarli a un luogo dove i libri si toccano, si misurano, si annusano, mi viene da dire anche. Però dentro l'Agorà c'è anche una sala polivalente, quindi una sala che ospita 200 persone, dove si fa teatro, si fanno iniziative corali, si fanno conferenze, e quindi la programmazione, andando anche solo sul sito, si trova veramente pane per tutti. Interessante, invece, appunto, non è solo la biblioteca, non è solo libri. Io ovviamente, da ex perito informatico che sono, subito mi è caduto l'occhio ad esempio sul coding. Fate proprio dei corsi come appunto con code dojo. Di Arese, per insegnare la programmazione ai più piccoli. Dopo ci sono anche varie classi di età, quindi insomma, esatto. Sono escluso io non ho visto quella per gli over 30, non l'ho vista, quindi non mi avete escluso. Ci siamo un po' focalizzati sulla prima fascia. Però è interessante appunto vedere come la biblioteca, che è un luogo appunto dove riscoprire anche l'amore per i libri, ma anche un luogo trasversalmente dove scoprire l'amore per le nuove tecnologie, applicazioni, certo, varie. Vedevo Arduino, vedevo cose proprio anche fisiche, cioè di programmazione di oggetti tecnologici. Beh, noi non possiamo non porci anche il tema di come la cultura in realtà abbia diverse sfaccettature. Abbiamo fatto anche delle giornate dedicate al gaming, quindi anche in biblioteca, giocando con i giochi elettronici, che a volte sembra un controsenso, ma educare i ragazzi ad approcciare in maniera corretta il videogioco è un tema importante, affiancandoci anche il gioco tradizionale, quindi i giochi da fare assieme in società. Quindi un mix veramente che porta un po' a allargare il concetto di cultura e ad agganciare le varie fasce d'età, anche quelle meno giovani. Sul coding abbiamo una focalizzazione, perché ci piace coinvolgere da subito, capiamo che il ruolo educativo è centrale. Ecco, sul coinvolgere, il ruolo educativo, vedevo ad esempio adesso tra i suoi volantini che anche Arese fa parte appunto della rete di Oltre Perimetri, ad esempio. Assolutamente, questo è... Anche lì quindi tante iniziative per diciamo unirsi per di più alla comunità intorno... Il tema centrale è costruire le reti. Okay. Noi siamo in una società che tende un po' all'individualismo, a coltivare anche passioni in maniera più singola. Oltre Perimetri, che è una rete che in realtà coinvolge tutta l'area del Rodense, quindi è un progetto di rete, di comunità anche fra comuni, è stata una splendida occasione per dare strumenti, luoghi, progetti che mettessero in contatto realtà associative, singole persone, aprendo spazi di comunità virtuali e reali, con delle opportunità di lavoro, di frequentazione di giovani. Oggi abbiamo anche lo sportello dell'abitare, quindi veramente lo sforzo e la sfida in questo momento è mettere in rete gli strumenti, e devo dire che Oltre Perimetri è stato veramente un grande impulso in questa direzione. Ecco, appunto, dicevamo, secondo mandato da poco, primo mandato finito pochi mesi fa, però c'è qualcosa sicuramente che non è riuscita a fare nel primo mandato
che poi adesso non ha più scuse per non fare nel secondo. Ah, beh, diciamo che la sfida del secondo mandato è. Visto che abbiamo fatto, siamo stati anche fortunati, siamo riusciti a investire grandissime risorse, fare grandi progetti che inevitabilmente nei tempi della pubblica amministrazione magari non sono ancora completati. È una casa delle associazioni, quindi ancora torna la possibilità di dare un luogo per concretizzare le relazioni e fare reti. E quindi, se nel primo mandato abbiamo gettato le basi in maniera consistente con opere da vedere proprio come luoghi della comunità, la sfida da completare, che forse è un gradino ancora superiore rispetto a realizzare luoghi, è farli funzionare, quindi determinare una progettualità forte, anche prendendo atto che quello che era il sostegno e il lavoro dei comuni, che prima era nella possibilità di avere numerose risorse, oggi viene un po' meno. Quindi costruire relazioni, fare in modo che il tessuto associativo si connetta e diventi punto di riferimento per la comunità, è un compito di cui gli amministratori oggi devono essere grandi facilitatori. Quindi sicuramente rafforzare l'appartenenza e la possibilità di avere strumenti per i cittadini. E poi non nascondo che le due sfide grosse sono proseguire nel rilancio del centro sportivo che vede concludersi la gestione in corso nel 2019, quindi un nuovo bando, una sfida nel mantenere lo sport anche in questo caso come un punto di riferimento territoriale e completare la trasformazione dell'area ex Alfa. Su quello abbiamo appena iniziato. Il centro commerciale così grande occupa un settimo di quell'area. Ci sono 450.000 metri quadri ancora che non hanno destinazione, più altri quasi pari come cubatura. Quindi lì la sfida è fare in modo, e ormai è conclamato, che ci sia una realtà con vocazione commerciale, non possiamo negarla, ma dall'altro possa diventare un luogo che raccoglie sfide sull'innovazione, sulla ricerca, perché poi non dimentichiamo, siamo veramente alle porte di Milano e siamo in linea d'area attaccati all'area a Mind, quindi il Futuro futuro. Human Technopole, insomma, lì di Esatto, fianco. quindi ci sono grandi sfide e anche in questo caso è fare in modo che le trasformazioni dei territori si parlino e facciano una possibilità di gestire, diventare volano per altre aree. Noi abbiamo aree abbandonate, aree da trasformare, facciamo fatica a dare impulso all'imprenditoria dei nostri territori. Qua sta una sfida ed è una sfida Quindi ha parlato appunto colossale. di aree, di parlare, di collaborare anche con comuni vicini sicuramente, ma anche con istituzioni che aggregano questi comuni. Sto pensando appunto alla città metropolitana di cui è ad esempio anche consigliera, la Sì, sindaco esatto. di Arese. Questa città metropolitana, si riesce a fare qualcosa? Dove sta la chiave per riuscire finalmente a far diventare un ente che i cittadini possono riconoscere e che possa fare qualcosa? Allora, la città metropolitana sicuramente è una grande opportunità, è stato un percorso molto difficile anche per le caratteristiche della legge Delrio che ne ha dato origine, che ha immaginato quantomeno l'inizio come un secondo livello. Questo vuol dire che nelle elezioni dei rappresentanti di città metropolitana i cittadini non assumono decisione diretta perché partecipano consiglieri comunali e sindaci. Questo è un primo vulnus a cui si deve sicuramente porre rimedio, permettendo quindi la possibilità ai cittadini di sentirne parte. E poi bisogna che le istituzioni siano una a completamento dell'altra, cioè il ruolo di città metropolitana, che è un ente intermedio, deve riacquistare, deve essere protagonista nella visione strategica dello sviluppo dei territori. Questo sicuramente è stato complicatissimo perché se pensiamo banalmente che quest'anno, 2018, abbiamo approvato il bilancio preventivo a luglio ed è stato un grande successo perché gli anni prima l'abbiamo approvato a dicembre.
capite che la difficoltà economica, l'impossibilità di pianificare e programmare diventa un elemento debole. Stiamo migliorando, secondo me stanno determinandosi le condizioni per fare in modo che ci sia la possibilità di pianificare e fare esercitare un ruolo come città metropolitana di riferimento. E poi non possiamo farne a meno. In Europa le città metropolitane sono una realtà, e una città come Milano, che è il cuore e il punto di riferimento dello sviluppo che abbiamo in tutta Italia, non può immaginarsi indipendente da tutto quello che ruota attorno. Cioè il sistema economico vede un cuore forte e un motore eccezionale in Milano, ma poi le periferie, non di Milano ma anche oltre i confini, sono, devono essere alleate e sono parte di questo sistema economico. Quindi dobbiamo maturare noi la convinzione che la dimensione metropolitana può solo trarre vantaggio da un allargare questa grande forza che in questo momento Milano ha. Milano è veramente il centro di riferimento per tutta Italia. Quindi creiamo e determiniamo le condizioni per rafforzare tutto questo. Ecco, allora, prima di chiudere, siamo quasi in chiusura e so che ci sono degli appuntamenti in questi giorni che il sindaco ci teneva a farci sapere. Io però le faccio prima un'altra domanda, perché poi lo so come funziona, noi finiamo a diretta, arrivano i commenti, mi dicono però non avete parlato di quella roba lì. Di cosa non abbiamo parlato e dobbiamo parlare parlando di Arese? Che di su che cosa ci tireranno le orecchie, che diranno no, però siamo parlati di quello, Oddio, di Arese dobbiamo sicuramente parlare un po', di quanto è cambiata, quindi e quanto sta cambiando, e la dimensione di città che sta facendo degli sforzi incredibili per essere anche in una direzione moderna e sostenibile. Se c'è un vulnus su cui credo che i cittadini abbiano tutto il diritto di dire bisogna migliorare e bisogna fare in modo che le cose cambino, mi viene in mente la connessione col trasporto pubblico. Noi soffriamo di essere alle porte di Milano, abbiamo lavorato tantissimo sullo sviluppo delle connessioni di reti ciclabili, ancora oggi siamo fragili nella connessione con Milano da un punto di vista della mobilità del trasporto pubblico. Questa è una sfida, ma questa è un'esigenza reale, perché sempre di più bisogna pensare le città integrate e parte di quella grande Milano, anche perché ci sono gli stessi livelli di servizi. Okay. Diciamo, ci stiamo lavorando. È un po' che poi un po' quel poi comune, in tema oggi di biglietto, ma poi il comune denominatore che insomma tutti quei comuni che sono non così distanti da Milano da poter avere treno e magari esatto, linee più, ma non così vicino a Milano da poter avere appunto la 67 che si ferma al esatto, confine. Quindi insomma esatto, è un problema di molti comuni. So che insomma per voi sindaci è sempre uno di quelli che quei temi dove andiamo c'è chi vi bussa in questi porta. Giorni che si parla di aumenti biglietto, cambio del sistema tariffario, devo dire che su questo stiamo conducendo grandi battaglie, anche all'interno di quello che è lo sviluppo dell'area ex alfa, del futuro dell'area ex alfa, dove non è solo un servizio dei cittadini, ma per determinare l'attrattività di un territorio i servizi sono fondamentali. Allora come ci arriva se uno lavora? Perché un'azienda deve decidere di investire in quell'area? Deve avere un livello di servizi adeguato. Quindi questo è un tassello di cui bisogna fare cenno e avere la consapevolezza che si sta veramente usando perfetto, tutti gli strumenti possibili per migliorare. Per il resto buche, marciapiedi, così tutto a posto, perché poi allora, sai che su questo che poi dopo ci vengono a tirare, i cittadini giustamente dicono la raccolta dei rifiuti? La raccolta dei rifiuti stiamo migliorando anche sul piano della differenziazione. Allora. No, allora i cittadini hanno sempre da sottolineare delle mancanze. Però mi sento di dire venite ad Arese e giudicate. Oh, quindi sicuramente sì, mi piace come risposta. Si può sempre migliorare. Si può sempre migliorare. Siamo sul pezzo. E le segnalazioni dei cittadini sono importanti. Diciamo, voglio anche trasmettere di farle, questi. Di farle sui canali preposti, immagino. Non, sì, grazie. E non ecco, sui gruppi Facebook. Esatto, questo sei di Arese, è una compagnia bella. Fantastica serie. No, ma so una sottolineatura non importante. Non è l'unico sindaco che so che si lamenta di questo. Che spesso, anzi, adesso, io con la sindaca di Arese, la prima volta che ci vediamo, quindi
quindi sì. Però spesso molti sindaci mi dicono: io vengo a scoprire che la gente sta protestando per una cosa magari da mesi su un gruppo, esatto, ma che io non seguo, non vedo, anche perché insomma nel mare magnum dei gruppi di Facebook o dei sottogruppi così, quando magari poi basta veramente una segnalazione comune e certe cose si risolvono anche facilmente. È così, per cui correttissimo, usate i canali corretti, è fondamentale per la tempestività. Perfetto, quindi ricordiamo allora invece che cosa in questi giorni Arese ci dà da insomma, una marea di iniziative, sì, in realtà. Una già però questa domenica. Questa domenica io ci tengo a sottolineare che è l'ultimo appuntamento con le Domeniche in Villa sul nostro territorio. C'è una villa di delizia che è la Villa Valera, su cui abbiamo realizzato diversi appuntamenti e domenica 7 sarà l'ultimo di questi appuntamenti con la coda della bella stagione. Si può visitarla, si possono fare visite guidate, si può anche godere di un magnifico concerto la sera di Ottoni da Camera, però bisogna prenotare, perché anche riuscire a rendere aperti luoghi privati, come in questo caso la villa, e rendere patrimonio della cittadinanza è una parte del nostro compito. Le bellezze del territorio devono essere aperte e devono essere fruibili da tutti. Quindi sempre nella stessa villa, poi insomma fate qualcosa anche settimana prossima, giusto? Settimana successiva ci sono Artigiani in Fiore, che è un'occasione per vedere anche in un contesto veramente meraviglioso come quello della villa esposizioni di piante, fiori, ma anche artigianato, quindi che sia poi una zona quella carina da vedere, verrebbe da dire, e anche perché insomma non è l'unica villa che c'è in quella zona lì, assolutamente, Villa Delizia, abbiamo Lainate, Arese, Bollate, cioè, è tutta una zona, quindi se già chi c'era prima di noi andava in quelle zone perché erano belle, perché non andarci anche noi, verrebbe da dire, no? Insomma, esatto, ci sono dei luoghi veramente scopriamo storici, scopriamo il territorio anche vicino a noi, questo è il suggerimento che mi sento di dire, questo è un suggerimento che cerchiamo di dare spesso anche noi, davvero non serve andare fino a chissà dove, veramente a pochi chilometri da casa vostra, magari in bicicletta, se abitate nella zona nord-ovest di Milano è facilmente raggiungibile in bicicletta, sì, Arese, sì, sì. Ha una buona rete di piste ciclabili, anche i comuni intorno si stanno dando da fare e hanno delle bellissime reti, fino a Expo, potete prendere, siete di Milano potete tranquillamente arrivare fino a Expo con le piste ciclabili, quindi sì, insomma da lì sì, un attimo, perché no, insomma senza andare chissà dove si può veramente conoscere dei gioielli sotto casa che magari nessuno conosceva. Con una grande storia. Sono tantissime iniziative, sì. Quindi io dico al sindaco di tornare man mano che ci saranno altre volentieri iniziative, magari mandarci anche magari, io farei complimenti anche all'assessore alla cultura, non so chi è che se ne occupa, è sempre l'assessore Gurusa, no, che devo dire è una garanzia. Insomma devo dire che l'assessore alla cultura qua sì, si dà da fare e come, sì, quindi insomma assolutamente. Faccio i complimenti in diretta all'assessore. Quindi tornate a raccontarci appunto volentieri questa evoluzione di Arese. Va e bene? Grazie per questo spaccato sulla prossima periferia di Milano. Grazie mille al sindaco di Arese Michela Palestra. Io vi ricordo che Good Morning Milano ritorna lunedì, sempre qui in diretta, ma sono aperte le votazioni per il Milano Storytelling Awards, e quindi io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì, ma prima di lasciarci date un'occhiata a questo.